Un saluto, nell'ultima puntata, arrivata al termine di una delle giornate più spettacolari del giro con il duello Hindley-Gegenhardt, che si rinnoverà poi nell'ultima giornata, nella cronometro Cernusco-Sulmaviglio-Milano, con appunto questi due straordinari atleti che si contenderanno la vittoria finale. Abbiamo parlato di tante cose, tra queste certamente dell'ottimismo, con tre campioni dell'ottimismo, cioè Sara Doris, Oscar Farinetti, Alessandro Ballan, all'interno di Giri nel Tempo con Giacomo Poretti. A Sara Doris abbiamo chiesto tante cose, per esempio il valore del sorriso. Il sorriso è un qualcosa che aiuta, come dire, in primis noi stessi, oserei dire, ha un grande potere, quello di aiutare noi stessi e quello anche di cambiare lo stato d'animo delle persone intorno a noi. È il momento di Giri nel Tempo con Giacomo Poretti, che ci ricorda a suo modo, con quell'enfasi, l'epopea di Fausto Coppi. Perché lo hai fatto, Bartali? Non sai di aver distrutto così l'ispido incanto che ti difendeva? Particolarmente suggestiva la testimonianza di Alessandro Ballan, che ricorda una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera. Tantissima fatica, perché andare in salita a tutta costa veramente un dispendio di energia, però ne è valsa la pena. E se parliamo di ottimismo, non poteva mancare certamente Oscar Farinetti, colui che ha avvicinato il popolo, la gente, all'eccellenza dell'enogastronomia. Sentiamo. Siamo il paese con l'enogastronomia più richiesta, più figa al mondo, mai nessuno è andato all'estero a proporla. Ho deciso di farlo partendo prima dall'Italia, perché mio papà mi ha detto che se non sei capace a vendere la tua roba a casa è inutile che vai all'estero. Appuntamento alla prossima, che sarà l'ultima puntata e l'ultima tappa del giro, la Cernusco sul Naviglio Milano, cronometro che deciderà la maglia rosa, la vittoria finale. Quindi appuntamento assolutamente da non perdere, con grandi ospiti, Massimo Doris, due campioni diversi nei loro sport rispettivi, Alessandro Costacurta nel calcio e Gianni Motta per il ciclismo.